grazioso, complimenti, un buon primo tempo, state giocando bene tutta la squadra, cosa vi serve in questo secondo tempo per chiuderla? Ma diciamo che dobbiamo continuare a giocare così, forse dobbiamo fare un po' più gioco tra di noi, più passaggi, anche perché giocare così sprechiamo anche palle e corriamo a vuoto, quindi giocare di più e magari segnare anche di più, visto che i gol ci servono anche per la classifica. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. In bocca al lupo. Ragazzi, state perdendo 4-0, cosa vi serve per recuperare? Un'altra squadra! Buonasera, siamo qui nel post partita dove si affrontarsi lo Scassinato contro 7 e mezzo. La partita è finita 10-0 per le 7 e mezzo. Abbiamo qui due numeri in campo, Avolio e Gomez. Andiamo dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta, Gomez, una partita nel primo tempo, troppi, secondo me, troppi errori difensivi e qualcuno in più lì davanti, avete sprecato parecchio. Stasera, cioè, per le, cosa potete migliorare? In realtà io con loro gioco da pochissimo, quindi non le conosco ancora bene, però sì, ci dobbiamo rafforzare sicuramente in difesa e poi trovare un attaccante che si giri e segni. A chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Al capitano Marianna. Brava Marianna! Grazie. Avolio, complimenti, una buona prestazione, avete giocato bene tutte. Sì. Siete state brave ad approfittare, soprattutto nel primo tempo, dei loro errori difensivi. Nel secondo tempo la partita penso sia sì, stata abbiamo, in discesa. Abbiamo giocato più di squadre, quindi sono stati parecchi gol. Infatti sono ormai da 4 partite che stiamo giocando insieme. Pian piano si vedono i miglioramenti, cominciamo a conoscere meglio e quindi si vedono anche i risultati. Certo. Complimenti comunque a te e a tutta la squadra. Chi vuole dare i 3 gol? Tutta la squadra. Sì, grazie. Complimenti, bocca al lupo per proseguire. Ciao ragazzi. Dalla casa.